Preoccupano le condizioni in cui versano le alberature del parco Pallotta a Ostia. A destare particolare apprensione sono i pini. Molti di loro hanno un pessimo aspetto e alcuni sono palesemente morti. Il rischio è che crollino da un momento all'altro. Sì, specialmente i pini, ce ne sono alcuni che stanno in cattive condizioni. Hanno fatto recentemente una potatura, però ce ne sono tre che sono completamente morti, praticamente ammalorati, e sono tra l'altro vicino all'area giochi dei bambini, perciò anche particolarmente pericolosi. Uno è stato già tagliato, cioè che era un quarto albero secco, ne sono rimasti tre, e anche quelli vicino non mi sembrano in buone condizioni. Tu ti sei fatto un'idea sul come mai questi pini stanno morendo? Ma quest'area, da quello che so io storicamente, è un'area che sta sotto il livello del Tevere. Non so se è un problema di morfologia del terreno che non sta bene, o è un qualcosa proprio sui pini che sta, qualche malattia che li sta colpendo. Il parco è bello, tra l'altro dopo il problema del Covid è stato molto più utilizzato dai bambini perché c'è proprio voglia di uscire, di andare in bicicletta, di respirare l'aria fresca. Chi ha portato gli alberi qui prima di aprire il parco lo ha portato con delle catene. Queste catene non sono state levate praticamente nei primi anni in cui gli alberi crescevano e ovviamente non dilatandosi la catena che sta praticamente all'altezza della radice, ovviamente è andata a seghettare il ramo e quindi poi abbiamo visto nel corso degli ultimi 3-4 anni che gli alberi sono proprio caduti o si sono inclinati da una parte alla prima folata di vento, sono stati abbattuti. È successo un caso emblematico. Praticamente al carnevale scorso, mentre organizzavamo la festa di carnevale del quartiere, un albero è caduto. L'altro giorno che ci sono stati gli sgomberi, ho parlato con l'assessore Ieva, che l'ho incontrato, e ci siamo affacciati proprio sul parco Pallotta. Io ho parlato di tutte queste dinamiche. Servirebbe un controllo sugli alberi, un controllo sulla pulizia di questo spazio, un controllo sull'area cani, tutta una serie di attenzioni che dovrebbero essere alla base proprio dell'amministrazione pubblica. Purtroppo ci stanno tante parole, come si dice, però poi sui fatti siamo abbandonati. A parte che da poco l'hanno data una bella sistemata, ora sarà una ventina di giorni che ci veniamo. Lo so che c'è qualcosa pericolante, però cerchiamo di evitare dove, diciamo, dove è pericolante, non farli giocare. I residenti chiedono che le istituzioni si prendano cura del verde pubblico in generale, del parco Pallotta in particolare, un'area altamente frequentata dai bambini che andrebbe al contrario tutelata e valorizzata.